Ciao, sono Zane di Turbolab.it. In un mio video precedente ho argomentato perché ritengo che Bitcoin e criptovalute siano un'importante rivoluzione tecnologica e non una truffa o uno schema Ponzi. Ciò premesso, è indubbio che di fianco a progetti leciti e veramente interessanti stia prosperando un sottobosco enorme di criminali, truffe, trappole e ogni tipo di malintenzionato interessato a rubare i nostri soldi, sia che si tratta di soldi digitali, sia che si tratta di monete reali. In questo video ti mostrerò le principali 10-12 tipologie di truffa che orbitano attorno al mondo di Bitcoin e criptovalute, e una di queste mi ha toccato in prima persona perché mi hanno rubato delle monete digitali. Seguimi e ti racconterò tutto. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Il primo tipo di truffa che orbita attorno al mondo Bitcoin e criptovalute che devi assolutamente evitare sono i wallet fasulli. La trappola funziona così. In pratica l'utente cerca un programma wallet per conservare le proprie monete sul PC, lo cerca su Google, di solito c'è un bel annuncio in evidenza, scarica qui wallet gratuito per le tue monete, lo scarica, lo installa, il programma genera un indirizzo, l'utente vi trasferisce dentro le proprie monete credendo in questo modo di salvarle e archiviarle sul proprio PC, quello che succede è che l'indirizzo in realtà è controllato dall'autore del programma stesso, che quindi entra sulla blockchain e ci ruba tutte le monete che abbiamo appena trasferito. Come mettersi al sicuro da questo tipo di trappola? Beh, innanzitutto io consiglio di utilizzare Exodus per tutti i tipi di moneta che supporta, oppure un wallet come MyEtherWallet quando si tratta di token Ethereum che non sono gestiti direttamente da Exodus. Per tutti gli altri casi non cerchiamo il wallet su Google, ma rivolgiamoci al sito ufficiale del progetto che stiamo esaminando e scarichiamo da lì i wallet consigliati. Penso in particolare ad ARK, NIO, Navcoin, tutti gli altri progetti che non hanno un borsellino specifico. Colleghiamoci al sito, vediamo le loro indicazioni, troviamo se c'è un portafoglio ufficiale e scarichiamo quello. Un'altra truffa molto pericolosa che orbita attorno al mondo dei Bitcoin sono i crack degli exchange. In pratica funziona così, questi exchange, quindi parlo in particolare di Coinbase, GDAX, KuCoin, Binance, che è uno dei più importanti in questo momento, ospitano un sacco di wallet degli utenti che li utilizzano appunto per fare le operazioni di trading. Quello che succede è che questi siti sono dei bersagli veramente appetibili appunto perché conservano una marea di denaro digitale. Lasciando i nostri soldi lì sopra ci esponiamo al rischio concreto che questi exchange, quando vengano craccati, vengano derubati di tutte le monete dei clienti che ospitano appunto i soldi sulla piattaforma. Come mettersi al sicuro da questo pericolo? Installiamo sempre un wallet locale sul PC e trasferiamoli le nostre monete. Terzo tipo di truffa che riguarda Bitcoin e criptovalute sono i malware installati sul PC. Fino adesso abbiamo detto di non lasciare i denari sugli exchange, ma di trasferirli su computer locale. Bisogna però fare la massima attenzione che sul PC locale non sia già presente un malware, un trojan, una backdoor, un altro tipo di virus in generale in grado di rubarci i portafogli che poi andremo a gestire. Quindi prima di scaricare il wallet, prima ancora di cominciare a trafficare con gli exchange e con i bitcoin, mi raccomando sempre una bella scansione di tutto il computer con un programma specifico come può essere Malwarebytes. Dopodiché installiamo un buon antivirus come può essere Kaspersky, Bitdefender, ce ne sono tantissimi, su Turbolab.it pubblichiamo quasi mensilmente la prova specifica e approfondita di un nuovo antivirus. Scegliete quello che vi ispira più fiducia, io in particolare ho utilizzato la versione free di Kaspersky se vi interessa, e mantenetelo aggiornato in modo che appunto non entri del malware sul PC in grado di rubarvi i wallet che gestite localmente. Quarto tipo di pericolo o di truffa, il furto fisico del PC.
fate attenzione quindi che dobbiamo essere in grado di gestire anche la situazione in cui ci viene rubato fisicamente il computer sui quali conserviamo i programmi wallet per l'accesso ai bitcoin. Il livello di sicurezza più base è ovviamente fare attenzione che non ci entrino in casa o in ufficio. Il livello tecnologico successivo invece è proteggere tutti i wallet con una password e salvare queste password in modo crittografato dentro un gestore come può essere KeePass. Nell'articolo che vi ho indicato qui sotto trovate la guida completa a KeePass con tutte le spiegazioni su come utilizzarlo. Dopo aver avuto l'accortezza di proteggere i wallet con password, ricordatevi di fare una copia di sicurezza di KeePass, perché oltre a doverci mettere al sicuro dal fatto che qualcuno che ci rubi il PC acceda alle nostre monete, dobbiamo anche essere in grado di ripristinare sul nuovo computer i nostri wallet per recuperare in prima persona l'accesso al portafogli. Quindi di nuovo mi raccomando, fate una copia di sicurezza di tutte le password che conservate dentro a KeePass. Un altro tipo di truffa prende di mira i non tecnologici, i non esperti di tecnologia. Ricordate sempre che il concetto chiave della blockchain, quindi di Bitcoin e tutte le altre criptovalute, è che chi controlla la chiave privata controlla di fatto l'accesso al borsellino. Quindi il programma locale è semplicemente un'interfaccia per dialogare con la blockchain tramite la nostra chiave privata, che è il certificato di proprietà delle nostre monete. Quindi questa chiave privata deve essere veramente custodita gelosamente, non deve essere condivisa con nessuno. Ho visto in circolazione un paio di trappole che promettono di darci una ricompensa in denaro in caso gli comunichiamo la nostra chiave privata, oppure di gestirci il servizio con degli algoritmi di trading, quindi la chiave privata servirebbe per accedere alle nostre monete per permettere il trading, e ovviamente ci promettono tutti di raddoppiare il valore dal giorno alla notte. Non cadete in questo tipo di truffa, perché di questo si tratta, sono solo truffe. Non comunicate a nessuno la vostra chiave privata per nessun motivo. Non esiste una circostanza in cui qualcun altro debba avere bisogno di gestire con questo livello di autorevolezza il vostro borsellino. Custoditela privatamente, è privata per un motivo. Sesto tipo di truffa legata a Bitcoin. Si è parlato in varie circostanze se Bitcoin e le criptovalute medesime siano uno schema Ponzi. Personalmente, per i motivi che ho argomentato nell'altro video, non credo sia così, ci siano delle differenze veramente profonde. Ciò detto, Bitcoin non è uno schema Ponzi, molti progetti non lo sono, ma esistono un'infinità di altre monete che in realtà lo sono, e come. Uno degli esempi più recenti è stato BitConnect, che prometteva semplicemente di depositare una quantità variabile di Bitcoin e ridarci poi degli interessi, che guardando la tabella si parlava ad esempio del 10% al mese, quindi una cifra impossibile in qualsiasi mercato da garantire alle persone. Tutti questi segnali fanno puzzare veramente questi progetti di schema Ponzi lontano un chilometro. State alla larga da tutte queste cose che vi promettono rendimenti irraggiungibili. Se siete in difficoltà a distinguere quali siano i progetti leciti dalle truffe, potete fare riferimento ad esempio al mio articolo nel quale ho esaminato alcune monete che sono sicuramente progetti leciti, o in generale, se non volete fidarvi neanche di me, consultate la lista che c'è su CoinMarketCap e rimanete legati alle prime 10 monete per capitalizzazione. Quelle sono progetti affidabili, seri e non sono schemi Ponzi. Settima trappola, sono in generale tutte le ICO, ovvero le forniture di coin iniziali con le quali i nuovi progetti si vogliono finanziare ed entrare sul mercato. Questo tipo di operazioni finanziarie hanno la massima possibilità, il massimo potenziale di guadagno. Però se non siete esperti di criptovalute e di mercati in generale, se non siete in grado di leggere con white paper e capire se si tratta di un progetto promettente, di analizzare tutti gli aspetti, come ad esempio i bonus che danno in prevendita, se non siete in grado di valutare l'impatto che potrebbe avere veramente questo progetto sul mercato, se potrebbe crescere o meno, state alla larga dalle ICO, perché sono veramente molto difficili da gestire. Ottava truffa, Bitcoin e criptovalute, sono i drastici cali di prezzo. Se avete appena acquistato Bitcoin a valori massimi, a prezzi altissimi,
e il prezzo precipita, potrebbe sembrarvi di essere stati truffati. In realtà non è così, si tratta semplicemente dell'andamento del mercato, che in un asset molto speculativo come Bitcoin e criptovalute ha una volatilità estremamente elevata, quindi significa che gli swing, quindi i cambi di prezzo, sono molto marcati, si arriva anche a perdite come quelle di inizio 2018 del 70 o 60% nel giro di pochi giorni. Può sembrare sia una truffa, ma non è così. Come difendersi? Semplicemente, innanzitutto, cercate di acquistare quando il mercato ha già perso molto valore e non quando siamo ai massimi storici. Ma la cosa più importante è, ricordate sempre di investire solamente somme che potete permettervi di perdere senza ripercussioni sulla vostra vita di tutti i giorni. Ho fatto un altro video dedicato, io raccomando in particolare di partire con un migliaio di euro e di valutare la situazione strada facendo, eventualmente incrementando il proprio portafogli nei momenti di bassa. Non sono propriamente una truffa, però in nona posizione parlo dei corsi a pagamento che riguardano Bitcoin e le criptovalute. Ci sono una marea di persone che cercano di venderci dei corsi nel quale ci promettono di trasformarci in trading provetti e di approfondire tutto il misterioso mondo delle criptovalute. Ora, non metto in dubbio che ci possono essere dei corsi veramente ben realizzati, con un buon valore, soprattutto spiegati bene, che permettano anche alle persone a digiuno di tecnologia di entrare in questo mondo. Però in linea di massima vi raccomando, prima di consultare la quantità di materiale gratuito che è disponibile in rete, di solito di nuovo consultando il link che trovate qua sotto, trovate il collegamento alla mia grande guida a Bitcoin, completamente gratuita come tutto il materiale che offriamo su turbolab.it. Una truffa in decima posizione dalla quale dovete stare assolutamente alla larga sono i gruppi pump and dump che si trovano su Telegram, soprattutto, o su Facebook. Come funzionano? Sono gruppi organizzati in cui le persone cercano di mettersi d'accordo per cominciare a comprare tantissima moneta in modo che per le leggi di mercato il prezzo salga e ad un certo punto venderla di botto facendo un gran profitto, però anche facendo precipitare il prezzo della moneta che è stata scelta per l'operazione di pump and dump. Perché dovete starne alla larga? Beh, semplicemente perché la maggior parte degli studi legati a questo tipo di operazioni dimostrano che a guadagnarci sono gli amministratori del gruppo e la loro strettissima cerchia di amici. Tutti gli altri che partecipano a questo tipo di operazioni finiscono semplicemente per tornare più o meno in pari oppure per perderci dei soldi. Non è propriamente una truffa, ma vi raccomando sempre di prendere con una buona dose di scetticismo tutti i consigli che trovate su YouTube. Ora, detto da uno che vi sta dando un consiglio parlandovi da YouTube, può sembrare un po' strano, però vi dico apertamente che la maggior parte delle persone che inseriscono video di criptovalute su YouTube, ovviamente se non sono dei principianti che stanno iniziando adesso, come eventualmente posso essere io, hanno degli interessi nascosti. Un interesse assolutamente banale da individuare è quello che ho anch'io mentre faccio ad esempio i video su come comprare Bitcoin o quali sono le criptovalute più interessanti. Siccome ho acquistato quasi tutte le valute che raccomando come le migliori, se qualcun altro le acquista il prezzo sale e quindi eventualmente io posso rivenderle e guadagnarci la differenza rispetto al prezzo che avevo acquistato, quindi ho un interesse economico a raccomandare certi tipi di valute. D'altra parte mi sembrerebbe un pelo ipocrita raccomandare dei progetti nei quali io non ho investito, quindi sono diciamo in una zona grigia. C'è ovviamente chi si spinge anche molto oltre, ad esempio CryptoNick si chiamava, è un ragazzo 17enne che consigliava in tutti i suoi video di partecipare a BitConnect, che come abbiamo visto era uno schema Ponzi. Lo faceva perché era, trattandosi di uno schema Ponzi piramidale, più le persone si iscrivevano e più lui guadagnava dei soldi. Come lui ce n'erano tantissimi altri prima che BitConnect andasse a gambe all'aria, quindi di nuovo un pizzico di scetticismo quando sentiamo queste raccomandazioni. Finalmente siamo arrivati a parlare della truffa nella quale sono caduto anch'io. Vedrete presto un mio video nella quale ho più o meno questa espressione, nella quale vi racconterò tutti i dettagli, ma in breve la versione corta è questa. Alcune criptovalute, come ad esempio IOTA, richiedono di inserire una stringa scelta dall'utente che deve essere assolutamente segreta. Questa stringa deve essere di 81 caratteri, si chiama SID, deve contenere solo le lettere alfabetiche
e il numero 9, non ho capito perché. Insomma, non è semplicissima da generare, per farla in modo sicuro non basta battere sulla tastiera. C'è una piccola procedura da seguire, questa procedura loro raccomandano di farla sul computer locale. Ovviamente, siccome è una cosa un po' noiosa, sono nati una serie di siti web che ci offrivano grande comodità di generare questo SID, questa stringa, al posto nostro. Cosa è successo? Che io purtroppo ho utilizzato uno di questi servizi. Ho fatto una serie di rapidissime verifiche sul sito internet, ho visto che non veniva trasmessa la stringa che ci veniva comunicata come SID e l'ho utilizzata. Ho trasferito su questa stringa in tutte le mie monete IOTA che avevo comprato. Piccolo problema, questa stringa prima di essere generata veniva comunicata anche ai cracker che stavano dietro, ai truffatori che stavano alle spalle del sito, che quindi sono entrati bellamente all'interno del mio portafoglio e mi hanno... Cosa ho imparato e come proteggersi? Beh, che tutte le volte che viene richiesta la generazione di una stringa casuale per un SID, per una password, per qualsiasi altra cosa, dobbiamo sempre accertarci di farlo in locale, con un programma locale, possibilmente open source, e non utilizzare un servizio web. Ad esempio, KeePass, già citato, permette la creazione di stringhe adatte all'uso come SID di IOTA. La prossima volta sicuramente utilizzerò questi strumenti, vi raccomando di fare altrettanto. Un altro tipo di truffa dal quale voglio mettervi in guardia sono gli exchange fasulli. Ce ne sono trovato alcune inserzioni, ho notato alcune inserzioni in testa ai risultati di Google cercando Binance con le lettere scritte male. Prestate attenzione e fidatevi solamente degli exchange che sono popolari, che sono testati. Di nuovo vi raccomando Coinbase se siete agli inizi. Subito dopo, come gradino di complessità superiore, GDAX, che permette di inserire ordini limite con commissioni sensibilmente più basse. Una volta che avete preso dimestichezza con questi strumenti, potete utilizzare KuCoin oppure Binance per acquistare criptovalute alternative. È un pochino una struma perché bisogna ovviamente passarci sopra prima di trasferirci le monete che abbiamo acquistato su Coinbase o GDAX. Se vi sembra un pochino laborioso... È assolutamente così. Su turbolat.it trovate la guida completa sia alla prima fase, quindi all'acquisto con Coinbase e GDAX, sia alla seconda, quindi l'acquisto delle criptovalute alternative su KuCoin o Binance. Da Zani di turbolat.it è tutto. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo come sempre di fare mi piace con il pollice in su tramite la funzione che trovate qui sotto, è davvero molto importante, grazie se lo farete, e se volete seguirmi per i prossimi video cliccate il pulsante iscriviti al canale. Al prossimo video, ciao!